imprevista e per alcuni aspetti clamorosa sconfitta casalinga della capolista polisportiva Palermiti al cospetto della Maroni in un derby sentito quanto si può sentire con un allenatore, un ex allenatore proprio del Palermiti, Massimiliano Cossere, che è andato a prendersi una rivincita proprio al cospetto della squadra che aveva allenato l'anno scorso nella seconda parte di campionato. Una partita abbastanza complicata, specialmente nel primo tempo, con una Maroni che molto aggressivo proprio sui portatori di palla del Palermiti, non ha consentito agli stessi di poter fare il solito gioco che fanno durante le proprie partite, e quindi attaccando, anzi a scanso di equivoci dobbiamo dire senz'altro vittoria meritata per la Maroni. La partita si decide nel finale di gara con il gol del vantaggio della Maroni all'83esimo con Bova, pareggia all'88esimo per Licano, e quando tutti pensano che la partita possa concludersi sul risultato di parità, al 92esimo Ruggero con una bellissima punizione manda in paradiso la propria squadra e relega il Palermiti, che dopo 8 vittorie consecutive a una sconfitta, la seconda casalinga, che consente alla vice capolista Le Castella, vittoriosa per 2-0 con il Real Cotronei, di portarsi a 3 punti appunto dalla vetta. È da precisare anche che la squadra crotonese è in attesa del responso del giudice sportivo in merito al ricorso presentato sulla gara della domenica prima di Pasqua a Girifalco, partita persa per 2-1, ma che i dirigenti delle Castella hanno presentato un ricorso per un'eventuale posizione irregolare di un giocatore. Vedremo cosa deciderà il giudice sportivo in settimana. Se dovessero essere assegnati 3 punti alle Castella, avremmo una coppia in testa a 56 punti. Per il resto della giornata fanno il loro dovere il Petronà, che va a vincere 2-0 a Giano con i gol di Brizzi e Scarise, tutti e due nel secondo tempo. Anche la Sersalese 2-0 allo Schelleggio, Gulli e Mancuso, e quindi per il momento il quartetto si ferma qui, perché la squadra dell'Accademia Girifalco, che è appunto quinta in classifica, viene sconfitta in trasferta, rimane a Caccuri contro lo Sport 1-0 e rimane a 39 punti, distaccato ben 6 punti dalla quart'ultima, ma addirittura 14 dalla seconda in classifica, il che significherebbe non fare nemmeno la semifinale playoff. Per il resto della giornata dobbiamo segnalare lo 0-0 tra la Nuova Valle e lo Sporting Crotone, era una partita con due squadre che devono lottare per le posizioni basse della classifica, e appunto la vittoria del Real Cropani contro il Torre Melissa 2-1, anche qui si giocano le posizioni proprio per evitare i play-out.